Lo sapete, da quando è arrivato iPadOS 15 il mio rapporto con gli iPad è cambiato, in particolare per quelli con Apple Silicon M1 come gli iPad Pro M1, ed appena ho visto il nuovo iPad Mini ho subito pensato di sostituire iPad Pro M1 con iPad Mini. Quindi l'ho fatto, ho sostituito iPad Pro M1 con iPad Mini ed ho notato alcune cose non tutte bellissime. La prima cosa che ho notato nel passaggio tra i vari iPad Pro M1 al nuovo iPad Mini è ovvia. Le dimensioni sono minuscole ed influisce sulla trasportabilità e sulla funzionalità. E voi mi direte, è normale, uno è da 8.3 pollici, l'altro parte da 11 per finire a 12.9 con il display mini LED, ma io non ne farei solo una questione di centimetri di peso, ma di come queste dimensioni così contenute si inseriscono nel vostro setup. Io ad esempio lo trovo troppo piccolo per essere la via di mezzo tra il mio iPhone e il mio MacBook. Preferisco tutta la vita gli 11 pollici di iPad Pro M1. Anche il modello da 12.9 allo stesso modo è troppo grande per avere senso nella mia personalissima lineup. Ma questa è una mia personalissima opinione, perché è indubbio che un dispositivo così portatile con una trasportabilità fantastica come questo iPad Mini possa essere la soluzione fantastica per tantissimi. Ha un'ergonomia davvero ottima, anche le cornici e display frontale permettono una buona impugnatura e poi pesa meno di 300 grammi. Ma per me risulta anche fin troppo comodo e piccolo, quindi in queste 2 settimane ho sentito l'assenza di un tablet più grande, ma ripeto, è una questione davvero troppo personale. Diversamente, una cosa che ho apprezzato tantissimo è la presenza del Touch ID al posto del Face ID. Spesso e volentieri con iPad Pro vado a coprire con la mano il Face ID, mentre con iPad Mini basta semplicemente poggiare il dito sul tasto di accensione ed il gioco è fatto. Poi siamo ancora in un periodo storico dove è più comodo il Touch ID che il Face ID, tipo in aereo, in metropolitana, in ambienti chiusi, dove c'è ancora bisogno di indossare una mascherina. E vi dirò di più, apprezzo anche il fatto che Apple non abbia reso compatibili attraverso lo Smart Connect le Smart Keyboard, perché vi immaginate una tastiera così piccola, insomma, scrivere così si può fare, ma non è comodissimo. Ed infine l'ultimissima cosa che ho apprezzato di iPad Mini in comune con iPad Pro M1 è la fotocamera frontale ultra wide angle. Ecco, fare una videochiamata, seguire un corso, una conferenza, una lezione con un device così piccolo ma comunque in grado di utilizzare un ultra wide è davvero una figata, ed ho apprezzato tantissimo la presenza dei 12 megapixel frontali con campo di visione di 122 gradi e tracking automatico del volto. E direi che è arrivato il momento di parlare del display, che è chiaramente inferiore in termini di qualità al mini LED Liquid Retina XDR di iPad Pro M1 da 12.9 pollici, ma è anche inferiore sempre in termini di qualità a semplice Liquid Retina di iPad Pro M1 da 11 pollici. Il display da 8.3 pollici di iPad Mini è assolutamente godibile anche senza il ProMotion a 120Hz, che su un device del genere non reputo indispensabile. Chiaro, si nota che non ha la fluidità di un display dei Pro M1, ma credo che per il pubblico target di riferimento non sarà un problema. In ogni caso si tratta di un display dalla risoluzione elevata, 2266x1488 pixel, è sempre un IPS con luminosità di 500 nit, supporto gamma cromatica P3, True Tone, compatibilità con Apple Pencil di seconda generazione, che però risulta un po' limitante su una diagonale così ristretta. Non è un super display, ma è assolutamente in grado di essere ben visibile sotto la luce del sole, non ha evidenti difetti come ad esempio il jelly scrolling, che sulla mia unità non c'è, e devo ammettere che anche se la diagonale è ristretta per un tablet, insomma, moderno, è chiaro che con il supporto che si ritrova dalla qualità audio degli speaker è una bella macchina per divorare serie TV e film su Netflix o affini. Ah, e qui dietro c'è una singola fotocamera da 12 megapixel che scatta buone foto, ma rispetto alle versioni Pro di iPad manca l'ultra wide angle ed anche il sensore LiDAR, che come detto in un precedente video per motivi personali sto sfruttando sempre di più e devo ammettere che qui mi è mancato. Ok, ma arrivo bello diretto al punto. A 15, Bionic vs Silicon M1 su iPad. Quanta differenza si avverte tra iPad Mini con A15 Bionic
e iPad Pro con Apple Silicon M1. Prima di tutto il nuovo SoC A15 Bionic è strutturato con 6 core per CPU, di cui 2 core ad alte prestazioni che toccano la frequenza di 3,23 GHz e 4 per l'efficienza energetica. Poi ci sono 5 core per GPU e 16 core per il Neural Engine per intelligenza artificiale. Il processo produttivo è sempre a 5 nanometri. Come già visto su iPhone 13, il Silicon M1 ha delle prestazioni grafiche che A15 Bionic non può raggiungere. Sul Silicon M1 c'è una GPU con un numero maggiore di core. La stessa cosa vale per le prestazioni CPU in multicore, dove anche in questo caso il Silicon M1 è avanti per i 4 core ad alte prestazioni contro i soli 2 core ad alte prestazioni di A15 Bionic. Ma anche in questo caso, nelle operazioni in single core, A15 Bionic è quasi veloce quanto un Silicon M1, ma stranamente su iPad mini le prestazioni in single core di A15 Bionic sono inferiori rispetto ad iPhone 13. Ed è davvero strano, insomma, su iPad mini in teoria c'è più spazio per la dissipazione passiva, ma magari sono stato sfortunato io, lo sapete. La lotteria del silicio. Mentre ancora non conferma le prestazioni in machine learning e intelligenza artificiale con A15 Bionic, che è sempre ben piazzato rispetto al Silicon M1. Ora abbiamo visto che bene o male, anche se sta sotto il Silicon M1, le prestazioni di questa A15 Bionic ci sono e sono anche belle importanti. Ma la vera domanda è: nell'utilizzo quotidiano si avverte una differenza tra iPad Pro M1 e iPad mini? In queste settimane di Switch devo ammettere che non ho notato nessuna grande differenza. iPadOS 15 funziona alla grande, senza limitazioni di ogni sorta, anche su questo iPad mini. C'è tutta la nuova gestione del multitasking, nonostante i 4 GB di RAM che sono davvero pochini rispetto agli 8 o i 16 di iPad Pro M1. Eppure, nonostante la maggior potenza del Pro M1 e il maggior quantitativo di RAM, si fanno le stesse identiche cose su entrambi i modelli. Sì, in qualche operazione ad alto carico grafico, iPad Pro M1 riesce a spingere un bel po' di più, ma per tutto il resto, per ciò che si fa tipicamente con un tablet, iPad mini è perfetto e non ha sbavature. Forse solo l'autonomia mi ha deluso un pochetto, perché con iPad mini si chiude assolutamente una giornata di utilizzo, ma non mi ha mai dato la sicurezza delle versioni Pro di iPad. Il motivo è semplice: dispositivo più piccolo, capacità della batteria più piccola e nonostante l'ottima efficienza energetica della 15 Bionic, iPad mini dura meno dei suoi fratelli maggiori. Allora, forse è il caso di fare un riassuntone di questa mia esperienza e di riprendere l'introduzione del video, dove ho detto di aver trovato delle cose non proprio bellissime. La cosa che ho notato è che non è proprio bellissima, considerato la differenza di prezzo tra iPad mini e la versione Pro M1, è che si fanno esattamente le stesse cose e le si fanno allo stesso modo, con la stessa piacevolezza. La differenza in termini di prestazioni non si avverte minimamente. Questa è una cosa che già sappiamo: il Silicon M1 su iPad Pro è quasi sprecato e non viene sfruttato a dovere da iPadOS 15. Chiaramente ho sentito la mancanza di un pannello non solo più grande ma anche di maggiore qualità, così come ho sentito la mancanza dell'IDAR, della wide angle e di una durata della batteria maggiore. Però molte di queste considerazioni sono appunto personali. iPad mini è un tablet fantastico per la stragrande maggioranza delle persone, e penso possa esserlo per chi fa un tipo di utilizzo anche molto particolare, tipo attività commerciali, attività di ristorazione, magari chi pilota droni, mi viene in mente, oppure chi fa traduzioni, lavora tanto con testi, ha bisogno di qualcosa di piccolo portatile, o anche chi vuole fare qualche tipo di utilizzo un po' più pro. Qui c'è un USB-C che permette comunque un bel po' di cose. Apple, perché non la metti anche sugli iPhone? Insomma, non ci credevo fin quando non l'ho provato. Questo iPad mini un senso ce l'ha. È come se ce l'ha. Però c'è da sottolineare che ha un senso un bel po' costosetto, perché è vero, il modello da 64 GB parte da 559 euro, ma si sale subito a ben 729 euro per 256 giga. Ma il 128 perché no, Apple? Cioè, è il solito giochetto per farci spendere di più? Sì, sì, è quello. Anche se con 64 giga ci fate poco, io direi che a quella cifra ci sta, ma se già sale a 729 euro, allora lì ci vorrebbe un secondo video per capire se è il caso di salire di prezzo e prendere un Pro M1 da 11 pollici oppure un iPad Air in offerta su Amazon. Come al solito quando si parla di iPad il discorso è molto ampio, ma personalmente, al netto delle differenze hardware e delle mie preferenze personali, lo switch tra iPad mini e iPad Pro M1 è andato alla grande. Non ho avvertito differenze colossali, e questo è più un bene per iPad mini
meno per il Pro M1. Bene, dai, anche per oggi è tutto. Come al solito vi aspetto nei commenti per approfondire il discorso per quanto riguarda iPad mini. Ah, un'ultima cosa, non vi ho specificato il fatto che sì, ci sono i tasti del volume che sono stati riposizionati e che se ruotate il tablet invertono la loro posizione, ma non capisco perché una cosa che si capisce in 5 secondi abbia fatto davvero così tanta notizia. Ma vabbè, è davvero tutto. Un saluto da Bernardo per tuttotech.net. Ciao!